portare il cronometro con me, così ti servirò fino in fondo. Ho il cronometro con me. Bravo, 5 minuti. No, ha ragione Enzo Amendola. Io credo che l'affermazione di autonomia di un partito è sempre di un soggetto, non è mai da qualcosa. E se in un partito c'è una realtà organizzata di gruppo dirigente che con uno scatto di soggettività decide di avere un appuntamento di questo tipo, credo che questo faccia bene non solo al Partito del Mezzogiorno, ma a tutto il Partito Nazionale. Soprattutto quando al suo interno, nelle realtà del Mezzogiorno, può mettere sul piatto una classe dirigente diffusa di una certa qualità. Guardate, noi siamo, è inutile negarcelo, a un punto di pregiudizio diffuso. Prima era una critica in questi anni, negli anni scorsi. Oggi è qualcosa di più, di un pregiudizio che, di un giudizio, poi deciderà la storia su questo, anche nel nostro partito, nei confronti delle nostre realtà. E quell'elemento, come dire, che condiziona poi qualsiasi elemento anche di critica, di verifica delle questioni, del merito delle questioni, è quell'atteggiamento che ti predispone già in un certo modo quando si ha a che fare con le nostre esperienze. Quindi fosse soltanto questo il merito di questa iniziativa, quello di dare modo a tante esperienze di amministratori in prima fila, di realtà associative, di realtà giovanili, di dire cosa è il Mezzogiorno, anche se preferiamo, ma cosa è intanto il Mezzogiorno, già questo sarebbe alla fine un grande merito. Sapendo che nel Mezzogiorno si muove anche altro, allora l'autonomia di un partito, di un suo gruppo dirigente, nell'affermare e costruire una linea politica, in questa fase tanto più, è decisiva. Noi siamo di fronte a tanti partitini del sud che vivono nell'alveo del centrodestra, che con una tecnica anche abbastanza antica ripropongono uno schema classico, quello contrattualistico, mi spezzetto, mi divido, compongo soggetti politici, faccio il meridionalista, il più meridionalista possibile della mia terra, vado a contrattare a Roma spazi, poteri, risorse per me, il mio clan, il mio gruppo, il mio bel partito sudista, e lì finisce la storia. È quella sorta di neoascarismo che ha consentito in tutti questi mesi di scippare continuamente risorse al Mezzogiorno d'Italia, dai fondi FAS. Quanti di noi da Napoli vengono oggi qui in auto, quando invece questa distanza di 200 e poco più chilometri potrebbe essere percorsa come a Napoli-Roma in un'ora di treno? E in virtù di questo, neoascarismo e di questo contrattualismo, stanno ricostruendo uno sbocco possibile per il Mezzogiorno, almeno sullo scacchiere politico. Come far saltare tutto ciò? Io non credo, come diceva Maritati, che il punto è essere più o meno con i magistrati. Non è mai stata questa esperienza, questo partito, le culture politiche, le storie che l'hanno composto da una parte a prescindere. Ma sapere che il punto di attacco sui temi della legalità e dei soggetti che in prima linea lavorano per la legalità, credo sia necessario per un partito come il nostro affermarlo. Io credo che l'autonomia di un partito è anche autonomia da un grande leader della narrativa come Roberto Saviano, che non può indicarci le strade, anche le scelte dei candidati a sindaco delle nostre città, questo è evidente. Ma io so però, e credo molto in questo, che senza quella rottura avvenuta anche con quegli scritti, con quelle interviste, con quello stare in prima fila di Roberto Saviano, noi mai avremmo avuto una dimensione nazionale di quello che oggi è il fenomeno della camorra e della mafia nel paese Italia, dei casalesi, dell'andrangheta nel Lombardia, in Emilia Romagna e in altre zone del paese Italia. Per cui non voglio arrivare al punto da dire di a volte anche cose sbagliate, esagerate, inaccettabili, a volte anche offensive per gruppi dirigenti che sputano l'anima nel Mezzogiorno, fallo pure, scamazzami perché intanto hai avuto questo merito storico. Questo non arriverò a dirlo, ma riconoscere quel merito e con lui a tantissimi che in prima fila della magistratura e della polizia conducono queste battaglie, credo sia uno di quei punti che costituiscono il DNA di questo partito. 30 secondi. 30 secondi. Manca qualcosa, io vedevo prima Antonello Cracolici, quindi, eccolo lì, e ricordo come qualche decennio fa, qualche settimana prima si andava allo Zen a casa sua, si dormiva, si costruiva il 3 settembre via Carini. Io vengo da una certa cultura politica, poi con gli anni si matura e non si pensa che col movimento si risolve la politica.
Però abbiamo risolto quel tema che ci siamo portati indietro per tantissimi anni, che la chiusura del circuito è possibile, proprio. Movimento, politica e istituzioni. Noi col collasso della politica dei partiti negli anni 92-93, se non ci fosse stata quella classe dirigente nata nei movimenti, pronta a subentrare anche nel governo delle istituzioni, tantissime città al collasso, non avremmo avuto ricambio allora. Oggi non so se siamo in quella fase lì altrettanto, ma il tema si pone, e questo può farlo un partito aperto, capace di parlare a movimenti giovanili, a realtà dell'antiracket, a quelle che ricostruiscono un'agricoltura pulita e trasparente nelle terre sequestrate ai boss. Questo credo dovrebbe essere quello di un partito aperto, plurale, e che nel mezzogiorno costruisce la sua identità e la sua autonomia. Grazie. Grazie.